Ora sentiamo dal vivo il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi. Grazie. Grazie, vorrei ringraziare in primo luogo il Formez per questa celebrazione, direi adeguata, della sua attività e della sua tradizione storica. Vorrei ovviamente ringraziare tutti i presenti, i colleghi di governo, gli ex ministri della funzione pubblica e gli ex presidenti del Formez e naturalmente tutti gli intervenuti. Formez, come veniva ricordato prima, nasce come strumento della Cassa per il Mezzogiorno, con una missione che nel 63 il ministro Pastore delineò come estremamente innovativa: costruire un centro di formazione per dirigenti, quadri e amministratori pubblici che fosse anche un luogo di progettazione, impulso, sostegno culturale e coordinamento delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno. Missione che oggi possiamo affermare Formez ha svolto nella maniera migliore sin dal primo momento, trasformandosi poi, dopo l'abolizione della Cassa, in un ente di supporto della Presidenza del Consiglio per la diffusione dell'innovazione nella pubblica amministrazione nel Sud, ma in realtà in tutto il Paese. Questo credo che sia stato possibile fin dall'inizio, anche grazie a lungimiranti politici e amministratori che in quella che potremmo definire la straordinaria e irripetibile prima stagione della Cassa, dedicarono allo sviluppo del Mezzogiorno e al Formez il loro impegno e la professionalità. Ricordavo prima il ministro Pastore, credo che per quell'epoca sia giusto ricordare anche almeno Pasquale Saraceno, Giovanni Marongiu, Pino Amato. Si tratta di uomini del Mezzogiorno oppure che al Mezzogiorno avevano dedicato gran parte del loro impegno e che sapevano riflettere dal Sud del Sud e soprattutto sapevano trovare risposte. Marongiu, in particolare, come ricordato molto bene da Sergio Zoppi in una sua, pubblica, un suo libro su Marongiu, su Giovanni Marongiu, fu fortemente voluto dall'allora ministro Pastore, direi strappandolo sia pure part-time alla Cassa, quasi contro la volontà di Gabriele Pescatore, allora presidente della Cassa, che l'avrebbe voluto a tempo pieno proprio in Cassa. E fu Marongiu protagonista di quella che potremmo definire la seconda nascita o la rinascita del Formez, di cui furono azionisti oltre alla Cassa anche l'IRI e la Svimez, altra associazione che ancora dedica al Mezzogiorno la sua missione, che pure annovera uomini illustri nella sua tradizione. E ricordiamo pure che proprio nella presidenza Marongiu che il Formez assomma varie missioni, anticipando così la fisionomia attuale. La missione diretta di formazione delle classi dirigenti meridionali, poi quella di dar vita a una rete di formazione sul territorio che sfruttasse anche le sinergie presenti, e in particolare le università, e infine quella di coordinare programmi di promozione sociale ed educativa svolti da istituzioni ed enti nazionali, oltre che locali. Ed è di questo periodo anche, questo mi piace un po' ricordarlo, l'avvio delle collane editoriali del Formez, che direi qualsiasi studente, prima che qualsiasi studioso, ha avuto in quegli anni inevitabilmente ha potuto e dovuto maneggiare. Penso soprattutto ai problemi di gestione, la rassegna unica nel suo genere di studi internazionali sulla pubblica amministrazione e poi la più recente, problemi di amministrazione pubblica, dove io ricordo per la prima volta e trovai un'analisi comparata sulla legislazione e sui procedimenti amministrativi in Europa. Il Formez quindi è nato da quelle figure, da quelle personalità, da quel mondo che è stato molto efficacemente ricordato in quel bel filmato che abbiamo visto poco fa, ed è una risposta di quegli anni alla cronica debolezza della classe dirigente meridionale, quella che oggi potremmo definire un vero e proprio intervento di capacity building. Dopo dell'intervento straordinario, il Formez è stato impegnato in attività molto diversificate tra loro, che ha consentito al Formez di, come dire, di inserirsi e di avere la capacità di cambiare anche in maniera significativa
nell'evolversi delle situazioni storiche in cui si è trovato ad operare. La stessa area di azione del Formez è mutata, non più limitato alle regioni meridionali, ma un'azione di supporto e assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni estesa all'intero territorio nazionale, con un impegno particolare sia nell'utilizzazione dei fondi comunitari, sia con la partecipazione, che pure è stata ricordata, a progetti di cooperazione transnazionale. Tra le attività di recente condotte dal Formez su scala nazionale vorrei ricordare senz'altro l'attività svolta all'Aquila in Abruzzo, sia l'attività di supporto alla protezione civile nel pronto intervento, sia quella attività rilevante che è consistita nel procedere in poco tempo al reclutamento tramite una procedura selettiva di 300 giovani professionalità per quella regione, per gestire la fase difficile e tuttora purtroppo molto attuale del post-sisma. Il ruolo del Formez poi è stato ricordato e si è molto dedicato alla cura del rapporto tra cittadini e amministrazione, l'abbiamo sentito dalle brevi interviste agli ex ministri della funzione pubblica, proprio in quell'ottica che ricordava Angelo Piazza di dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione e di questa trasformazione del cittadino, direi una trasformazione sempre attuale per la verità, se ne parla direi da secoli, della trasformazione dell'individuo da cittadino a suddito, da suddito in cittadino, come ricordava quel bel libro di Ullman, il noto medievalista inglese. E direi che i problemi, in quest'ottica per esempio abbiamo visto di recente Linea Amica, probabilmente i problemi fondamentali, noi sappiamo, delle riforme riguardano la loro attuazione e la loro valutazione dei risultati, e la valutazione dei loro risultati e anche la percezione che i cittadini e le imprese hanno delle riforme amministrative. Quindi è essenziale che le riforme siano accompagnate da un'attività di monitoraggio. Da questo punto di vista il Formez ha condotto importanti attività di monitoraggio, è stata ricordata e ricordo quella assolutamente attuale della riduzione del parco auto delle pubbliche amministrazioni. Qual è il futuro del Formez? Io credo che si capisca molto bene dal taglio che il presidente Flammani e il direttore Villani hanno voluto dare a questa celebrazione dei 50 anni del Formez. Le due sessioni su Mezzogiorno e Semplificazioni sono due sessioni, come dire, che a me personalmente piacciono molto e si può anche spiegare perché, ma direi che più in generale i relatori, che sono stati chiamati tutti molto autorevoli, daranno certamente un contributo fondamentale alla riflessione e all'elaborazione progettuale che io mi auguro che la nuova compagine governativa voglia tenere in dovuta considerazione. Mi permetto solo in conclusione di fornire un ulteriore terreno di riflessione che già vede impegnato con interessanti progetti l'Istituto, e mi riferisco alle tematiche collegate al contrasto preventivo alla corruzione. Queste riguardano in primo luogo sicuramente l'assistenza tecnica e il supporto sulle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione, e naturalmente a nessuno sfugge l'importanza tra l'altro della lotta all'illegalità nella pubblica amministrazione come strumento anche di sviluppo oltre che dell'intero sistema paese anche delle regioni meridionali. Ma direi che un po' tutte le politiche di semplificazione e trasparenza e che offrono al cittadino l'accesso totale alle informazioni della pubblica amministrazione in un'ottica di controllo sociale dell'operato di questa, credo che su questo si potrà molto sviluppare la riflessione del Formez nei prossimi anni. Oggi infatti il ruolo che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nel territorio sono sicuramente quello di buona gestione della cosa pubblica, ma anche quella di diffusione capillare di valori etici, di integrità e di legalità che troppo spesso nel nostro territorio e soprattutto in alcune aree sono considerate quasi, come dire, un optional, un elemento secondario di sviluppo, mentre sono un fondamentale fattore di crescita e soprattutto di quell'aggregazione sociale che serve per sostenere la crescita. La lotta alla corruzione quindi può costituire un'occasione di innovazione e un'opportunità per rendere più efficiente l'azione amministrativa e può essere anche un'occasione, come dicevo, per dare una speranza in più al nostro Mezzogiorno.
e che può riportare Formez alla sua originaria vocazione e alla sua missione. Questo perché riflettere e tornare con intelligenza al passato può talvolta, credo spesso, essere utile anche per progettare il futuro. Grazie per questa giornata, buon lavoro a tutti.